Sei un commerciante o un imprenditore? Oppure sei un professionista incaricato? Hai già presentato una pratica al SUAP per la tua attività e vuoi sapere a che punto si trova? Con lo sportello unico del Comune di Pordenone puoi ottenere tutte le informazioni riguardanti la tua pratica. Ecco come fare. Collegati al sito www.comune.pordenone.it e tra i servizi online scegli sportello unico per le attività produttive. Clicca su Vai e poi su SUAP Online. Da qui clicca su Accedi. Per autenticarti usa lo stesso documento che hai usato quando hai presentato la pratica, la Carta Nazionale dei Servizi, la Carta Regionale dei Servizi oppure la Carta d'Identità Elettronica. Scegli nel menu principale la voce Le mie pratiche. Ora puoi trovare la tua pratica in base al codice istanza oppure al tipo di intervento. Clicca su Cerca. Ecco la tua pratica. Adesso puoi verificare i dati inseriti, quale documentazione hai già presentato, di quali endoprocedimenti è composto il procedimento unico, quali sono i cosiddetti movimenti che l'ufficio sportello unico ha compiuto e quali sono gli allegati di tali movimenti che puoi anche scaricare sul tuo desktop. Facciamo un esempio. Hai presentato una pratica di autorizzazione unica ambientale il 3 novembre e vuoi seguirne l'iter. Lo sportello unico l'ha subito inoltrata agli enti competenti. È arrivato l'avvio del procedimento della provincia, trasmesso poi alla ditta. Infine, compiuti tutti i passaggi, è stato rilasciato il provvedimento di AUA in data 4 dicembre. Anche se lo sportello unico ti invierà comunque mediante PEC il provvedimento, già da subito lo potrai scaricare e conservarne copia. Attenzione, da questa scheda potrai presentare ulteriori allegati al procedimento in corso, come elaborati integrativi o altra documentazione. In qualunque momento, alla voce SUAP Online, puoi consultare i nomi e i recapiti del personale a cui chiedere ulteriori informazioni e assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio online. Se non sei un imprenditore ma sei comunque interessato a conoscere i dati statistici sulle imprese presenti nel territorio, ad esempio quante attività sono state aperte e chiuse nel corso di un anno, puoi consultare liberamente online l'archivio delle pratiche.